Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Questa mattina le guardie giurate del Tribunale di Siracusa erano ancora una volta a protestare davanti al Palazzo di Giustizia. Questa volta però insieme a loro c'è anche una piccola tenda perché hanno deciso di trascorrere il loro tempo lì. Da un anno non hanno stipendio, ma non soltanto, tra l'altro è loro arrivata anche una lettera di licenziamento e così parte lo sciopero della fame. Tribunale di Siracusa, il Palazzo di Giustizia è appena fuori sul marciapiede, sono tornate a protestare le 12 guardie giurate. Ci hanno creduto fino all'ultimo hanno pensato che in qualche modo la loro vertenza, la loro situazione potesse cambiare. Adesso sono letteralmente accampati qui sul marciapiede, hanno anche messo una tenda che dovrebbe diventare, fino a quando proseguirà la loro protesta, la loro abitazione di fortuna. Perché? Cos'è successo? Nonostante fino all'ultimo abbiano creduto, abbiano pensato che potesse arrivare una soluzione positiva per loro, in realtà quello che è arrivato, voi ci avete creduto fino all'ultimo, pensavate che la situazione potesse cambiare, invece cosa vi è arrivato? Una lettera di licenziamento. Di licenziamento, dopo che abbiamo fatto di tutto, dopo un anno che lavoriamo senza stipendio, questo è stato, diciamo, il nostro datore di lavoro, ha risolto così il suo problema. Voi fino all'ultimo ci avete creduto? Sì, ci abbiamo creduto fino all'ultimo, ma poi abbiamo avuto subito la lettera di licenziamento. E ora siamo qui davanti come la settimana scorsa e continuiamo a essere qui davanti fin quando non trovano una soluzione. Anche se c'è una differenza con prima, adesso avete deciso di fare una protesta ancora più estrema, vi alternerete in una sorta di sciopero della fame. Sì, fin quando le istituzioni non si attivano, in particolare entro il giorno 31, ne trovarci la soluzione. Solo vi sentite anche presi in giro perché è vero che vi è arrivata la lettera di licenziamento, ma avete un anno in sospeso di stipendi che non vi sono arrivati. Sì, infatti abbiamo un anno in sospeso di stipendi non pagati e voglio ringraziare a nome di tutti i lavoratori, il presidente e il procuratore Giordano, che hanno fatto di tutto per far sì che restassimo a lavorare, e cercando qualsiasi soluzione per non farci perdere il posto di lavoro, visto che dal momento in cui subentrano le forze dell'ordine la nostra continuità lavorativa non è più valida. Di fatto è brutto dirlo, siete diventati letteralmente inutili, così vi sentite? Sì, sì, inutili, inutili. Dopo aver dato tutta noi stessi nell'arco di quest'anno senza stipendio e senza niente, abbiamo dimostrato che comunque siamo stati sempre presenti e non abbiamo cercato scuse per non ottemperare ai nostri doveri di guardie. Vertenza forestali, terminano i cantieri e quindi il sindacato si interroga su quale possa essere l'utilizzo e il futuro di questa categoria lavorativa. Vertenza forestali, il periodo di lavoro dei forestali, 151isti e quant'altri è terminato. Sta terminando, chiudono i cantieri, quindi ci si trova con oltre 1000 persone. 2100 sono i lavoratori dei vari distretti, sono della manutenzione che sono 151isti, 101isti e 78, più ci sono i lavoratori della pronta intervento. Noi siamo di fronte a un governo regionale senza responsabilità, perché vede, quando si fa un attacco a questi lavoratori che vengono chiamati assistiti, che assistiti non sono, è perché non vengono utilizzati in progetti concreti e reali, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione del territorio, la salvaguardia idrogeologica. Quando ci costa, quando ci sono delle alluvioni per portare a un paese a risanare, e mentre quanto ci costa mantenere i lavoratori per poter fare una prevenzione adeguata. Quindi il governo regionale, che non ha avuto mai una programmazione seria, soprattutto ora che per le beghe interne fra politica nazionale e regionale, ancora il CIPE non ha deliberato gli 87 milioni di trasferimento per poter consentire a questi lavoratori di raggiungere il minimo consentito dalla legge ai fini previdenziali e assistenziali. Oggi occorre una grande serietà politica, non è le sedie, non sono le poltrone, sono le idee che contano. La Sicilia non è vera che è povera, la Sicilia è ricca di patrimonio, bene, che va salvaguardato. A volte i lavoratori sono stati utilizzati per pulire i patrimoni archeologici, quindi non sono abbandonati, quindi utilizziamo concretamente, ma garantendo loro quella che è il principio sancito dalla legge regionale, il diritto 151, 101 giorni e 78.
Torniamo a parlare adesso della vicenda, quella supposta compravendita di terreni al centro di un servizio della trasmissione televisiva Le Iene. Dopo quel servizio il notaio e deputato regionale Coltraro ha deciso adesso di uscire le sue carte, di dire la sua verità. Che insomma, una vicenda del tutto paradossale che lei oggi impugna anche di fronte alla magistratura. Sì, sono stato oggetto di un grave attacco alla mia professione, che sicuramente io ritengo che abbia una matrice di carattere politica. Denuncerò questi fatti alla magistratura, in quanto hanno dichiarato in una trasmissione nota di Italia 1 Le Iene che io ho ricevuto degli atti illegali, che io ho ricevuto degli atti con cui ho trasferito dei terreni all'insaputa dei proprietari, che io ho fatto degli atti senza fare le opportune verifiche che generalmente fanno i notai quando esercitano la propria professione. Bene, è tutto falso, perché ad oggi, da quello che risulta da tutte le certificazioni che io ho prodotto a tutti, diciamo, i giornali che si sono voluti realmente interessare alla questione, alla magistratura competente, ad oggi da registri immobiliari, quelle persone che quel servizio dichiaravano con le cose false ad oggi sono proprietari dei loro terreni. Quindi il mio atto non ha trasferito nessuna proprietà, è stato un atto semplicemente dichiarativo di determinati effetti per ottenere in giudizio successivamente un'eventuale usucapione abbreviata di queste terre, quindi per acquistare in una fase successiva, eventualmente, ove si dimostrasse in giudizio che i soggetti che sono intervenuti da me hanno ottenuto un possesso ultraventennale dei beni. Quindi ad oggi tutte quelle dichiarazioni che sono state rese dalle Iene sono totalmente false ed infondate. Lei peraltro insiste sul nome di uno di questi che dovrebbe essere parte attiva, in realtà sarebbe un omonimo. Sì, dico, sono stato anche, diciamo, dal servizio, denotava come se io avessi voluto fare dei favori alla mafia locale, che non avessi, diciamo, adempiuto ai miei doveri di notaio e quindi fossi stato un po' morbido nel ricevere questi atti, e che una delle parti fosse un soggetto che avesse dei problemi con la criminalità organizzata, quindi con la mafia. È tutto falso, perché le parti del mio atto, così come risulta ad oggi dai certificati dei carichi pendenti del casellato giudiziario, non hanno problemi di nessun tipo. Quindi, da quello che risulta dai pubblici registri, non hanno commesso reati, e c'è stato un problema di scambio di persona, di omonimia con un altro soggetto che di fatto, per quello che riportano i giornali, è indagato e ha problemi con la mafia. Ma ad oggi, diciamo, c'è stato un grave errore da parte di queste persone che hanno girato questo servizio, in quanto hanno ritenuto che parte del mio atto era questo soggetto qualificato mafioso, invece era un soggetto totalmente diverso che ad oggi non ha fatto nessun reato. Degrado a Villa Reiman, documenti sparsi e mal conservati, ma non soltanto, problemi anche strutturali, e così 19 associazioni lanciano l'appello al comune per cercare di salvare i documenti. Il degrado in cui versa la documentazione epistolaria, libraria e fotografica del lascito Reiman a Siracusa, al centro di una nota di 19 associazioni, tra cui Amnesty International, Italia Nostra e Lega Ambiente, firmata e indirizzata all'assessore comunale alla cultura Francesco Italia. Riteniamo doveroso, scrivono le associazioni, uno sforzo dell'ufficio preposto, magari sotto la direzione della commissione dei garanti di Villa Reiman, per permettere la concentrazione della documentazione e procedere al suo totale recupero. L'intervento di pulizia e disinfestazione viene richiesto con celerità, circostanza dettata dall'avanzato stato di degrado in cui versano gli storici documenti. Tra l'altro, affermano nella nota congiunta le associazioni, la stessa infermiera danese nel testamento con cui donava alla città di Siracusa la sua proprietà aveva espresso la volontà di non consentire il degrado e la dispersione del patrimonio dell'ascito. Le condizioni delle lettere, dei libri, delle fotografie del fondo Reiman sono testimoniate da una serie di scatti allegati a distanza dalle associazioni, che spingono anche per la riunificazione di tutti i documenti sparsi in diverse sedi. Ci fermiamo, c'è la pubblicità per qualche minuto, noi ci vediamo tra poco per la seconda parte, vi aspettiamo.
Non saltare il tagliando è la garanzia, non la perdi. Forse non lo sai, ma non sei obbligato a portare la tua auto nell'officina della casa madre. E allora scegli Fratelli Melluzzo, professionalità ed esperienza. Notevole risparmio e sicurezza sui tagliandi della tua auto. Flycar Officina presenta un progetto innovativo, Apposto Riag. Una rete multimarca presente in tutta Italia. Da Flycar dei Fratelli Melluzzo, massima assistenza e totale competenza per la tua auto, dalla carrozzeria alla meccanica, con risultato finale eccellente ma soprattutto conveniente. Diagnosi computerizzata, sostituzione freni, ammortizzatori e gruppo frizione. Vai al sicuro e scegli Flycar, da oltre 40 anni, dei Fratelli Melluzzo, strada provinciale 14, zona circuito, Siracusa. Promozione autunno-inverno. Per ogni lavoro effettuato, una coppia di tergicristalli Flap ultima generazione in omaggio. Fermati nei bar dove vedi questo marchio. Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè. Entra nel mondo Gemar. Questa settimana in offerta. Minestrone Findus 1 kg 1,99 euro, Galbanino 550 grammi 3,75 euro, Philadelphia 80 grammi 59 centesimi, detersivo Milo Bianco lavatrice per 3 6,99 euro, yogurt Parvalat vari gusti 8 vasetti 1,99 euro, passata di pomodoro Poiatti 700 grammi 59 centesimi. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar. Gioca e vinci questo carrello. Se possiedi uno scontrino di almeno 20 euro, partecipa al gioco sulla nostra pagina Facebook, Gemar Supermercati Siracusa. Studio 1. Nuovissime discipline per l'armonia di corpo e mente. Antigravity yoga, girotonic, pilates. Liberati dalla pesantezza quotidiana. Studio 1. In via Elorina 53 a Siracusa. Per informazioni e iscrizioni 392 40 64 371 o 393 12 70 971. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. Quello per l'Agrimontana è sicuramente un bilancio positivo, migliaia i visitatori arrivati da tutta la Sicilia. Grande successo per la 15ª edizione della tradizionale manifestazione autunnale agrimontana, i sapori degli Iblei a Palazzolo Acreide. Migliaia i visitatori provenienti da varie province della Sicilia per gustare i prodotti della gastronomia locale e per assistere alla kermesse costellata da mostre dell'artigianato di qualità, dalla gastronomia, dai prodotti tipici del comprensorio, alle visite guidate, ai convegni e per finire dalla storica mostra Mico Naturalistica. Gli chef si sono cimentati con impegno per stuzzicare i palati più raffinati, catturati dai piatti tipici, tra cui spicca la salsiccia di Palazzolo Acreide, vicina all'assegnazione di Presidio Slow Food, tema portante della manifestazione, ed utilizzata anche per preparare il tradizionale risotto molto gradito dai visitatori insieme ai prodotti della gastronomia locale, dai funghi al tartufo, al miele, alle carni, ma anche i formaggi e le zeppole, a fare da cornice la bellezza dei luoghi che continuano ad ospitare una storia culinaria lunga 100 anni. Ad attirare i visitatori anche la buona musica e l'intrattenimento durato per tutto il weekend. Diversi generi musicali per tutti i gusti, dal folk al jazz, in una grande festa all'aperto. Gradite le performance del gruppo jazz di Ragusa e folk di Gangi, a fare da contorno i tradizionali brani siciliani, scanditi da ritmi medievali e gli immancabili tamburini. Caratteristiche le giostre medievali allestite per l'occasione dai madrigali di Buccheri, un tuffo nel passato molto gradito dai più piccini. L'Agrimontana finisce lasciando l'eco di ricordi indelebili di profumi e sapori in chi ha avuto la fortuna di esserci, con la promessa interiore di ritornare l'anno prossimo. La pagina sportiva adesso, Siracusa e Noto, si sono divisi la posta in palio, un derby dai due volti con un pareggio di fatto salomonico.
Finisce 2-2 il combattutissimo derby del Palatucci fra il Noto e il Siracusa. Siracusa in emergenza senza Catania, Mascara, Palermo e Napoli, tutti assenti per infortunio. Sottil si affida a Giordano che gioca sulla mediana con Baiocco e Spinelli in difesa. Ci sono Refice, Chiavaro, Vindigna e Santa Maria davanti al portiere Viola. In attacco spazio Sibilli, Crocetti e De Zai. Nel Noto sono assenti per infortunio Orbizza e Librizzi per squalifica. Cozza rientra Ficarrotta per il solito 4-3-3 proposto da mister Cacciola. Pubblico delle grandi occasioni al Palatucci che riapre per il derby con gli azzurri, seguiti da parecchi tifosi. Cronaca povera all'inizio, si parte dal quarto d'ora con Sibilli che va via sulla sinistra, il cross per De Zai, colpo di testa dell'Ivoriano però con palla alta, il primo tiro in porta del Noto è al 16esimo, la punizione a giro di Fegarrotta finisce alta. Al 32esimo Siracusa pericolosissimo, cross di Spinelli, Vindigni manca la sforbiciata e Baiocco non ne approfitta con Ferla che esce prontamente. Al 41esimo Sibilli spostato a destra da Sottil, crossa per Baiocco, sinistro al volo che non inquadra lo specchio della porta. Un minuto dopo Crocetti viene steso in aria da Peluso, rigore e ammonizione che lo stesso centravanti toscano realizza spiazzando Ferla. Siracusa 1, Noto 0. La prima frazione si chiude qui, alla ripresa il Noto presenta l'ex Retuseo Grasso per l'altro ex azzurro Fabio Arena, Noto col 4-2-3-1, subito pericoloso al quarto proprio con Grasso, il destro all'incrocio dei pali con Viola che riesce a smanacciare in angolo. Al 12esimo ci prova il Siracusa su punizione con Chiavaro, palla di poco al lato, al quarto d'ora il Noto fallisce con Caruso, la più facile delle palle gol, il diagonale del centravanti Netino, sfiora il palo alla destra di Viola. Sciliberto per Musumeci al 20esimo e subito pareggio del Noto con Assenzio che schiaccia in rete da due passi, nulla da fare per Viola. Passano solo due minuti, il Noto raddoppia proprio con Sciliberto, per lui tapin vincente dopo una mischia in area azzurra risolta proprio dall'entrato ex attaccante del Messina. Sottil manda allora in campo Longoni per Spinelli, Cacciola risponde con Napoli per Gallipoli. Al 29esimo ancora Noto con una bella rovesciata di Caruso parata da Viola, ancora il portiere azzurro viene chiamato in causa al 30esimo, bravo a parare a terra la conclusione Netina dalla distanza. Doppio cambio Retuseo con Testardi e Barbiero per Chiavaro e De Zai. Al 36esimo Sibilli spalle alla porta, si gira bene ma il suo diagonale accarezza il palo, è il preludio al pareggio azzurro che arriva al 40esimo, prima Ferla para su Crocetti, quindi il cross di Sibilli per la testa di Testardi ed è 2-2. Il Noto resta in 10 al 41esimo per doppio giallo a Ficarrotta che stende Longoni, nulla di rilevante nei 4 minuti di recupero finali, il derby si chiude così nella sportività più totale. Domenica prossima al Desimone ci sarà la Gelbison di Pasquale Logarzo per tornare a vincere. A fine gara il tecnico del Siracusa Sottil traccia il bilancio della partita. Sicuramente il campo non è una scusa, a me non piace trovare scuse, però è un dato di fatto, il campo non ha aiutato una squadra che è abituata a palleggiare palla a terra, ha rallentato molto, molti rimbalzi fasulli, ci ha permesso di essere poco veloci anche nelle transizioni, nelle verticalizzazioni, però voglio dire, io credo che abbiamo fatto un vantaggio secondo me meritato, avendo altre occasioni importanti per andare avanti, Zai, Baiocco, insomma delle situazioni importanti, Crocetti che ha cacciato di sinistro debole, insomma sono tante le occasioni che potevamo sfruttare meglio, non l'abbiamo fatto. Poi nel secondo tempo siamo entrati in campo un quarto d'ora di disattenzioni complete e abbiamo subito due gol sul calcio piazzato, questa è la cosa che mi fa più arrabbiare di tutte, perché palla ferma sono cose che noi proviamo tantissimo come tutte le altre cose, però due gol non li accetto, perché non si può dare questo vantaggio all'avversario. Poi siamo stati bravi a rientrare in partita, ho deciso di fare un doppio cambio con Longoni e Testardi perché bisognava recuperare, l'abbiamo fatto rimanendo anche discretamente bene in gara, anche se un po' gli spazi si erano un po' allungati, era un po' una gara un po' che aveva rotto un po' gli equilibri, però ripeto, accettiamo il punto e proseguiamo. Noto un aspettavo aggressivo, però noi, ripeto, potevamo fare molto di più, molto di più. L'abbiamo anche fatto, però alle volte poco precisi, alle volte l'ultimo passaggio sbagliato. Dobbiamo lavorare, crescere. Io ho sempre detto
anche nelle 5 vittorie, ho parlato sempre di, le mie parole sono sempre state di piedi per terra, equilibrio, quindi io so che cosa vuol dire fare, lottare per un obiettivo, quindi non si, poi quando arriviamo noi, chiaramente, giustamente tutti fanno la partita della vita, ma è giusto che sia così. A proposito di questo derby, dice la propria anche il tecnico del Noto, Gaspare Cacciola. Personalmente ci tengo a sottolineare che al di là della partita la cosa da sottolineare è veramente il pubblico, la festa. Per noi era la prima partita qui al Palatucci e vedere uno spettacolo del genere ci ha gratificato. Poi che i miei ragazzi hanno sofferto, dopo essere stati in svantaggio, rimontare la partita, andare sul 2-1 e molto probabilmente meritavamo di fare il terzo gol, chiaramente ci avrebbe permesso magari di vincerla, e quello è un altro aspetto da sottolineare. Però la cosa importante che ci tengo a dire è che i ragazzi hanno dimostrato un attaccamento alla maglia e un senso d'appartenenza che ne vanno fieri, ne andiamo fieri tutti. Per quello che è la partita, è chiaro che giocare contro il Siracusa non è facile, non è semplice, tu non hai la possibilità di commettere errori. I miei ragazzi penso che hanno fatto la partita perfetta, l'avevamo preparata nei particolari e sono contento sia della prestazione sia per la grande festa di pubblico che c'è stato oggi allo stadio. Noi praticamente sono delle situazioni tattiche dove magari imposti la partita con un play davanti alla difesa per cercare comunque di dare geometria alla squadra. È chiaro che nel momento in cui vai sotto è giusto che rischi qualcosina in più. Ho cercato di alzare il baricentro perché praticamente Siracusa aveva sempre la possibilità di giocare molto con Spinelli e Caruso, che ha fatto secondo me una partita di grandissimo impegno. L'ha fatto giocare poco, ma chiaramente il ragazzo non poteva solo limitarsi a non fare giocare Spinelli, perciò abbiamo alzato il baricentro della squadra, ho messo Grasso a ridosso di Spinelli, abbiamo preso campo e lì secondo me ci ha dato quella forza, quella spinta morale per andare poi a fare quello, il secondo tempo che abbiamo fatto. Vediamo adesso insieme le grafiche dei risultati e della classifica. Aversa Normanna, Vigor Lamezia 2-0, Due Torri Rende 0-0, Gelbison Marsala 0-0, Noto Siracusa 2-2, Palmese Gragnano 0-0, 1-0 per Reggio Calabria Vibonese, 2-1 per Roccella Leonfortese, 3-1 per Agropoli Frattese e poi infine Sarnese Cavese 1-1. Questi risultati vediamo insieme, adesso invece la classifica. Cavese 20, 18 per Frattese, 17 sia per Siracusa che per Palmese, 16 la Vibonese, 15 per Sarnese, 15 Due Torri, 15 Roccella, Aversa Normanna 12 e poi ancora Gragnano 12, così come 12 anche per Agropoli e 12 Marsala, 11 nella classifica per Scordia, 11 Rende, 11 Noto e 11 Leonfortese, 10 Reggio Calabria, 8 la Gelbison e 0 Vigor Lamezia. E su queste grafiche il nostro telegiornale si conclude. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di programma. Un saluto a tutti da Edoardo Ferrara di trebimeteo.com. Nella giornata di lunedì l'Europa centrale verrà interessata.